Oh mio Dio! Oh mio Dio, Telegram ti amo! Ha introdotto in questo aggiornamento del 19 marzo 2021 esattamente ciò che io più di tutto stavo desiderando. Delle chat vocali che fossero un pochino podcast, un pochino intervista, un pochino chat, un pochino videochiamata, con la possibilità di registrare. Hai fatto esattamente quello che io desideravo, grazie Telegram, questo aggiornamento è bellissimo e ve lo racconto fra pochissimi minuti, subito dopo avervi ricordato che su Telegram c'è anche il mio canale dove proveremo e come se le proveremo queste chat vocali 2.0, chiocciolina Ciraulo. E permettetemi con il massimo rispetto di fare le condoglianze a Clubhouse, che non sei stato capace neanche di fare una dannata applicazione per Android, sei ancora lì che ci provi, e Telegram ha già fatto tutto, lo possiamo usare da computer, lo possiamo usare su Android, lo possiamo usare nei gruppi, nei canali. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Lo facciamo come sempre partendo dal sito ufficiale. Aggiornamento, devo dire l'elemento principale è davvero questo, di questa nuova modalità di chat vocali. In realtà le chat vocali sono state introdotte qualche aggiornamento fa, se vi ricordate, ma sono state decisamente potenziate. Sono state potenziate e Telegram dice proprio chat vocali senza limiti. Che cosa vuol dire senza limiti? Intanto, facciamo così. Per come funzionano le chat vocali in generale vi linko qui sotto il video dove ho parlato delle chat vocali, così non devo ripetere le cose che ho già detto. Andate a vedere prima quello se ancora non sapete come funzionano, e se ancora non avete iniziato a usare Telegram per la vostra comunicazione, secondo me vi state perdendo un treno, state decisamente perdendo un'occasione. Quindi, se le chat vocali fino ad oggi erano incluse soltanto nei gruppi, adesso sono utilizzabili sui canali. Sono utilizzabili da computer, questo anche prima, sono utilizzabili senza limiti di partecipanti. Mamma mia, che funzionalità, quante potenzialità vedo in questa funzionalità. E allora andiamo a crearla, una chat vocale, lo facciamo su questo canale che sobriamente ho chiamato Oh mio Dio, le chat vocali 2.0 adoro, dove abbiamo già 62 pazzi scatenati e pazze scatenate che non vedono l'ora di provare questa funzionalità. Come si creano le chat vocali? Vi dico subito una cosa, preso dall'emozione io ho iniziato a fare il video, neanche le ho provate le cose che adesso vi farò vedere, quindi le scopriamo insieme. Se non ricordo male, eccola lì nell'angolino, quindi si entra nel menu del canale o del gruppo, questo è un canale, e si clicca su avvia chat vocale. Lo facciamo fortissimo. Attenzione a questa novità, scegliamo se partecipare come noi stessi o come canale. Questo rientra in quello sforzo che sta facendo Telegram di tutelare la privacy dei creator con dei grossi canali. In questa maniera io posso parlare a nome del canale, tengo tutelato e un pochino più nascosto il mio profilo. Questa cosa, lo vedremo meglio dopo, si può fare anche quando partecipiamo alle chat vocali degli altri, ma vi ho fatto uno spoiler, ne parliamo dopo. In questo caso entriamo in qualità di Oh mio Dio, le chat vocali 2.0, adoro. Continua, vedete lì sotto. Tutto questo si può fare anche da computer, eh? Ed ecco che abbiamo creato la chat vocale. In questo caso non stiamo parlando, la attiviamo cliccando sul pulsante del microfono. Ed ecco qua che stiamo parlando, e adesso abbiamo già tutte queste belle, bellissime, anzi mi permetto di dire, persone che sono già entrate nella chat. In questo momento loro rispettosamente stanno in silenzio, ma potrebbero attivare il microfono se lo volessero. Per impedirglielo, come facciamo? Non ce l'abbiamo la possibilità. Vediamo. Ah, forse è già impedito di suo. Provate a sbloccare il microfono voi che siete lì, perché Paolo ha alzato la mano. Vedete questa funzionalità? Guardate come insistono e nessuno ha sbloccato il microfono. Quindi in realtà il microfono parte bloccato di default. E vedo in questo momento che non c'è la possibilità di sbloccarlo. Vedete che possiamo cambiare il titolo della chat, possiamo condividere il link, questo poi lo vediamo, possiamo registrarlo, lo vediamo fra poco, ma probabilmente questa cosa qua è così di default nei canali, mentre nei gruppi si può scegliere.
evidentemente così. Nel gruppo posso decidere se lasciare i microfoni sbloccati oppure bloccarli. Nel caso del canale partono tutti bloccati. Mi sembra un'ottima scelta da parte di Telegram. E a questo proposito vediamo proprio la funzionalità delle chat registrate. Non dimentichiamoci di dare un'occhiata, eccolo qua, al sito ufficiale chat registrate, e lo abbiamo intravisto poco fa. Vedete che io da questo menu posso andare a dirgli avvia la registrazione, eccolo qua. Molto comodo, perché questa registrazione, andiamo ad avviarla prima di tutto, gli diamo un nome, la chiamiamo Ciaone, avvia, ed ecco che adesso stiamo registrando la nostra chat vocale. Vediamo anche che c'è un pallino rosso, questo anche per motivi di privacy, avverte le persone che si trovano nella chat vocale che quella chat sarà registrata. Le registrazioni ce le troviamo dopo, da quello che ho letto, nei nostri messaggi salvati. Vi ricordate che Telegram ha tutta la parte di messaggi salvati. Non vi faccio vedere tutte le funzionalità della chat vocale, tipo il fatto che si può anche, vedete, uscire dalla chat e ci rimane qui sopra e tutto quanto, perché queste sono cose di cui abbiamo già parlato. Qui ci concentriamo soprattutto sulla parte 2.0 della chat vocale. Vi rimando, lo ribadisco ancora una volta, al video originale che ho fatto, che trovate linkato qui sotto. Quindi stiamo registrando e direi di passare all'altra funzionalità strepitosa. Ciao ciao Clubhouse, ciao ciao Clubhouse, alza la mano. Possiamo, e vedete qui come insistono i partecipanti. Adesso farò partecipare il mio amico più bello, che è Maurizio, quindi Maurizio preparati. Vedete come insistono per partecipare a questa chiamata. Andiamo a vedere sul sito ufficiale, alzata di mano, vedete i partecipanti silenziati possono alzare la mano. Una cosa che vi voglio far notare è che mentre loro alzano la mano, io posso leggere la prima riga della loro biografia. Quindi mi raccomando, lavoriamo sulle nostre biografie, perché a questo punto, quando vogliamo partecipare alle chat vocali, le persone potrebbero scegliere di farci partecipare o meno anche in base a quello che è scritto nella nostra bio, che adesso è visibile in questa zona qua. Facciamo partecipare Maurizio. Proviamo a cliccare, lo faccio per la prima volta e non ho mai provato. Clicco qui sopra, permetti di parlare, apri profilo oppure rimuovi. Quindi posso scoprire qualcosa di lui, posso mandarlo fuori dalla chat vocale, non mi permetterei mai, oppure posso permettergli di parlare. Facciamolo! Vediamo. Ciao Maurizio! Penso che tu debba sbloccare il microfono. Andrea, grazie per il bello. Eccoti! Sentite che qualità. Come stai, amico mio? Molto bene. Sai perché non ho sbloccato il microfono? Sì? Perché pensavo che partisse in automatico quella funzionalità gate che qualche tempo fa ti avevo detto in chat. Se si sta zitti, magicamente il Telegram, ho scoperto che chiude il microfono e poi lo riapre nel momento in cui sente sostanzialmente la parte vocale. Sì, sì, e in più noi volendo possiamo anche attivare il cosiddetto push to talk, cioè se noi premiamo una volta sul microfono, guardate, adesso tra l'altro silenzio un attimo il tuo microfono per favore, perché vedete che c'è sempre un po' di ritorno, non so se voi lo avete sentito, ma purtroppo in questa cosa devo dire che Telegram deve ancora perfezionarsi. Glielo concediamo perché gli siamo così tanto grati per questa novità, però effettivamente se non ci si ricorda di silenziare i microfoni c'è un po' di ritorno. Guardate, io clicco sul mio microfono, adesso il mio microfono è silenziato, ecco qua, voi lo vedete con un po' di ritardo ma niente di grave. Io posso o cliccare e riattivo il microfono, oppure tengo premuto e in questa maniera ho il microfono attivo, ma soltanto finché lo tengo premuto. Quando lascio il microfono, ecco che, voi lo vedete ancora con un po' di ritardo, mannaggia, vediamo se arriva, ecco che il microfono adesso è di nuovo silenziato. Riattiviamo. Caro Maurizio, puoi salutarci? Ciao Andrea, ciao a tutti quanti quelli che ci stanno vedendo e ascoltando allora.
Grande, rimani pure lì, eh. Silenzia il tuo microfono, così se devi dire delle cose lo puoi fare. E ovviamente non prendetevela anche tutti voi che siete adesso nella chat vocale, non vi faccio parlare tutti e tutte, magari poi lo facciamo alla fine per un saluto generale. Quindi chi vuole fare il saluto finale tenga la mano alzata. Ho fatto parlare Maurizio perché è un amico, ci conosciamo già, ma faccio parlare lui a nome di tutti. Vediamo la prossima funzionalità, lo facciamo sempre partendo dal sito web e andiamo a vedere la possibilità di inviare un link speciale differenziato per chi deve parlare e per chi deve ascoltare. Questa cosa è molto interessante, visto che adesso c'è questa cosa qua del muto in automatico, io posso inviare un link, vediamo se lo trovo, condividi link di invito, lo vedete lì in alto, vedete qua. Lo posso fare differenziando, guardate, decido a chi inviarlo, perché non posso differenziarlo? Proviamo a invitare il mio amico, invitiamo proprio il gruppo, non mi consente di differenziarlo, scopriamo perché. Chi lo sa? Condividi link di invito. Questa abbiamo appena scoperto una cosa che non sapevo. Allora, guardate, ve lo faccio vedere da qua. Nel momento in cui condividiamo il link di invito, vediamolo. Vedete, si cambia il nome. Share, ecco, ci dovrebbe far scegliere tra può parlare e può soltanto ascoltare. L'avete visto lì? In questo caso non mi consente di farlo, non so perché, forse perché sono su Android, magari attivo per il momento soltanto su iOS o non so che cosa. Pazienza, pazienza, sapete che a me piace farle così un po' improvvisate queste cose. Sembrerebbe al momento non disponibile, perlomeno su Android. Proviamo a rifarlo. Condividi link di invito. E vedete che non mi consente di scegliere, quindi niente. Andiamo a selezionare proprio Maurizio. Nel momento in cui io lo seleziono, gli invia il link e non mi permette di scegliere questa cosa per il momento. Evidentemente è una cosa che ancora bisogna sistemare. Se vi rendete conto del motivo, magari mi sfugge qualcosa, scrivetelo nei commenti, mi raccomando. Tu Maurizio magari vedi un po' che link ti è arrivato e ce lo dici. Andiamo a vedere un'altra cosa. Torniamo, anzi siamo già sul sito ufficiale e andiamo a vedere l'unisciti come. Questa è una cosa che abbiamo già intravisto poco fa e ci dà la possibilità, quando ci uniamo a una chat vocale, di intervenire come uno dei nostri canali. Quindi, prendiamo per esempio il mio caso, io preferisco nel momento in cui partecipo a una chat vocale partecipare come canale, non partecipare come persona individuale, come me stesso. Perché? Perché magari tengo un po' alla privacy del mio profilo personale e preferisco usare il mio canale che è quello ufficiale, che è quello che le persone conoscono. Quindi, un po' come avete visto quando abbiamo creato la chat vocale, alla stessa maniera quando ci uniamo alla chat vocale di qualcun altro lo possiamo fare in qualità di canale. Chiedo magari a voi che siete dentro adesso se volete uscire come voi stessi e entrare come canale. Guardate, forse Arianna in questo momento, vediamo se è vero, ma forse Arianna per esempio sta partecipando come il suo canale, non ci giurerei, però provateci anche voi. Vedete, abbiamo anche per esempio Tutorial Express, potrebbe essere il canale, vediamo gli altri. Se qualcuno vuole uscire ed entrare come canale, poi alzi la mano per prendere la parola e lo includiamo. Ah, non state vedendo assolutamente nulla di quello che vi ho fatto vedere. Ecco qua, ve lo faccio rivedere. Abbiamo, vedete il canale, forse il canale di Arianna, qui in alto, ops, qui, poi quello di Tutorial Express. Vedete? Ah, tra l'altro si vede anche chi sta ascoltando, questa cosa è interessante. Vediamo se qualcuno ha alzato la mano come canale. No, sembra di no, niente di male. C'era altro da aggiungere? No, no, direi di no, soltanto le cose che non hanno a che fare con le chat vocali 2.0, quindi vediamo se c'è dell'altro. In realtà non molto.
ci chiede di confermare l'inoltro in una chat dei messaggi, ci consente di riprendere. Ah, ecco che Arianna ha alzato la mano, adesso ti faccio parlare, Arianna. Ci consente di riprendere i messaggi vocali molto lunghi. Poi non si può non voler bene a Telegram, che dice: questa cosa si poteva già fare per video e tracce musicali. Pensavamo di aver risolto tutto, ma poi nostra nonna si è iscritta a Telegram e quindi abbiamo dovuto farlo anche per i messaggi vocali. Quindi ci consente di fare questa cosa, ci ha migliorato il menu di scorrimento a sinistra nelle chat su Android, che ora ci consente di scegliere che tipo di azione eseguire, e direi nient'altro di particolarmente interessante. Diamo la parola ad Arianna, vediamo se è dentro con il suo profilo o con quello del canale. Ciao Arianna, devi attivare il tuo microfono, credo. Ciao Andrea, mi senti? Ti sento molto bene. Sei dentro col profilo o col tuo canale? Sono col mio profilo, però se vuoi provo a vedere se posso entrare col canale. Provaci col canale. Esci e rientra col canale. Provo subito. Sì. Tu Maurizio hai provato a fare questa cosa? Sì, l'ho provata e no, mi giunta a questa chat vocale con il mio profilo personale, però una cosa che ho provato sul mio di canale personale, nel momento in cui attivo la chat vocale mi dice: ah, a questo punto quale profilo vuoi usare, quello del canale o il tuo utente normale? Forse nell'attivazione della chat vocale c'è questa scelta da parte dell'amministratore. Guarda, perché io l'ho notato solo lì. Ti dico che sul sito è scritto proprio che lo puoi fare anche nei canali degli altri, e io ho provato a farlo e sono riuscito anche in una chat di qualcun altro. Magari sono ancora, sai, quelle cose un pochino da sistemare, da testare, da capire. Penso anch'io, perché anch'io sono un utente Android e secondo me su qualcosina c'è ancora qualcosa da tarare sull'applicazione. Sarebbe interessante da vedere, ad esempio, sul desktop Windows, ad esempio, se la stessa cosa funziona. Sì, sì, io l'ho provata, mi sembra più o meno che tutte le funzionalità ci siano. Arianna, anche tu hai provato? Sì, ho provato, però non mi fa scegliere col canale, mi mette in automatico col mio profilo quando provo a inserirmi nella chat. Ok, questa cosa qua è un attimo da studiarcela, la dobbiamo capire meglio. Io vi dico che ho provato, non so se magari dipende dalla dimensione del canale, per esempio, perché effettivamente parlano proprio di, tra virgolette, celebrità, quindi magari servono dei canali grossi per poterlo fare. Citano l'esempio del presidente della Francia, di Israele, evidentemente servono dei canali magari di una certa dimensione, non lo so. E allora io farei una cosa: sblocco, permetto di parlare a tutti coloro che avevano la mano alzata, ringraziandovi per aver partecipato a questa cosa. Potete pure attivare i vostri microfoni se vi fa piacere. Ciao Paolo e ciao Massimo. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Mentre WhatsApp sta ancora giù, è bello vedere Telegram che va avanti alla grande. Così. WhatsApp è giù. Ma siamo dei fanboy meravigliosi, così vi voglio. Ammazziamoli tutti, Clubhouse, WhatsApp, Telegram avanti anni luce a tutti. Vi dico la verità, mi sono veramente eccitato per questa novità, ve lo dico molto onestamente. Facciamo una cosa. Allora, vai. Se posso intervenire? Intervieni. Adesso ho intenzione questo weekend, in uno degli streaming che farò, praticamente utilizzare Telegram come una vera e propria radio, nel senso che tramite il mixer virtuale VoiceMeter trasmetterò anche l'audio direttamente su un canale Telegram, andando in diretta su YouTube, ma nello stesso tempo mandando la diretta su audio su Telegram, che poi registrata rimane direttamente sul canale. Quindi questa è una cosa molto positiva. Bravo! Come vai in diretta su YouTube? Con OBS? Sì, con OBS Studio. Allora fermati, usa il plugin Audio Monitor, che si sostituisce perfettamente a VoiceMeter. Ah, ok.
Okay. Io uso tanto Twitter, comunque grazie. Te lo dice Andrea che di OBS ne sa qualcosa, vero Andrea? Dai, e vi abbiamo buttato lì anche questa cosa su OBS. Allora silenziate i vostri microfoni, per favore, ma non andatevene, che io saluto chi ci sta guardando e poi ci salutiamo bene. Signori, vediamo un po' se sono tutti silenziati. Sì, suppongo comunque di poterli silenziare anche io eventualmente. Vedete, silenzia. Ah, possiamo anche regolare i loro volumi. Guardate, molto 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 ben fatta. Veramente bravo Telegram. Sapete che io tendo ad essere sobrio, ma su queste cose mi esalto, mi emoziono particolarmente. Bella novità davvero. Mi sembra che non vi debba dire nient'altro. Venitemi a trovare qui, Chiocciolina Ciraulo, dove c'è il mio canale, dove al più presto testerò, proprio come Paolo, se non ricordo male, testerò questa funzionalità tipo radio. La voglio assolutamente provare, se riesco già stasera. Non so voi quando vedrete questo video, comunque più o meno stasera, quando lo guardate, lo voglio fare. E basta, veramente veramente grazie, io vi mando un abbraccio gigantesco e vi do appuntamento alla prossima. Ciao. Ok, sbloccatevi pure se volete.